vediamo come programmare Last 2. Freccia, impostazioni, C2, programma, ok, nuovo, ok. Il programma C1 è già configurato, quindi accensione al tramonto e spegnimento all'alba. Con C2 passo al secondo canale. Ok, astro, notte, ok. Seleziono i giorni. Con ok seleziono la notte corrente per passare alla successiva. E con C2 per passare alla notte successiva senza selezionare la notte corrente. Quindi in questo caso voglio che sia il carico acceso fino alla notte tra giovedì e venerdì. Quindi faccio ok, seleziono il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e poi C2 fino alla fine. Quindi carico acceso, ripetiamo, da lunedì notte fino alla notte tra giovedì e venerdì, dopodiché sarà sempre spento. Premo ok. Tipologia di programma. Primo programma, accensione al tramonto, spegnimento all'alba, oppure spento dal tramonto all'alba, oppure accensione al tramonto, spegnimento durante la notte, accensione durante la notte e spegnimento all'alba, oppure accensione al tramonto e spegnimento durante la notte. Quinta alternativa, accensione durante la notte e spegnimento all'alba. Torno indietro e lo programmo con spegnimento notturno. Ok. Tre alternative. Accensione al tramonto, spegnimento ad un orario impostabile, accensione ad un orario impostabile, spegnimento all'alba. Oppure ritardo. Accensione al tramonto, spegnimento dopo un intervallo di tempo impostabile, accensione all'alba, un intervallo di tempo impostabile e spegnimento all'alba. Terza alternativa, impulso. Accensione al tramonto per breve durata e accensione all'alba per breve durata. Scelgo l'interruzione notturna con orario. Ok. Voglio che si spenga alle 23. Ok. E voglio che si riaccenda alle 6. Ok per ore, ok per i minuti. Programma salvato. Torno indietro con la freccia.